Bene, in questa ultima parte della playlist, della lunga playlist riguardante le scomposizioni, inseriamo anche perché in questi esercizi che faremo ci saranno le scomposizioni, il concetto, diciamo un concetto, non so per quale motivo spinoso, forse perché è spiegato male, di massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra polinomi. Per la verità, nella letteratura, e ve lo dico proprio, fidatevi, è sbagliato parlare di massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra polinomi. È meglio parlare di comune divisore e multiplo comune fra polinomi. Quindi ricordatevelo, non so, ditelo alla vostra professoressa. La vostra professoressa, se è brava e se conosce le cose come stanno, la vostra professoressa di scuola, intendo evidentemente, vi dirà: è vero, sarebbe opportuno non indicare con la terminologia massimo comune divisore e minimo comune multiplo questo tipo di applicazione. Detto questo, vi ricordo una regola fondamentale. Vale per calcolare il divisore comune e il multiplo comune fra polinomi la stessa regola che abbiamo utilizzato per calcolare il massimo comune divisore fra monomi e il minimo comune multiplo fra monomi. Cioè, mi spiego meglio, la domanda che lo studente medio può fare: ma se ho il segno meno, se ho il segno meno 2, se ho più 2, se ho la frazione, così via dicendo. No. Come dicevamo, andatevi a guardare la lezione riguardante nella playlist, che non è questa, è quella riguardante monomi e polinomi, quella prima. Andatevi a guardare come io ho spiegato il concetto di massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi. E fra monomi ho detto che per calcolare il massimo comune divisore di un gruppo di monomi si va a calcolare il massimo comune divisore della parte letterale. E qualora i monomi siano caratterizzati da dei numeri interi, quindi meno 2, meno 4, meno 1, meno 6, eccetera, si può calcolare, si può scegliere di calcolare il massimo comune divisore dei valori assoluti, dei moduli, e ricordo che il modulo di meno 1 è sempre 1, no? Questo non vale per i numeri frazionali, quindi se avete numeri frazionali non li potete inserire nel calcolo, nel computo del massimo comune divisore fra monomi. Stesso discorso vale per il minimo comune multiplo fra monomi e quindi anche fra polinomi, il multiplo comune. Nel calcolo, come andate a guardare anche questo, quando ho parlato di minimo comune multiplo fra monomi, ho detto che per calcolare il minimo comune multiplo fra monomi si va a guardare il minimo comune multiplo della parte letterale e qualora i monomi abbiano davanti alle parti letterali dei coefficienti interi, si può unire accanto al minimo comune multiplo delle lettere il minimo comune multiplo dei valori assoluti dei numeri. Non vale questo discorso con le frazioni. Quindi, ricapitolando, detto in italiano spiccio, visto che chi sta ascoltando magari sono ragazzi di prima, per la maggior parte, come si fa? Se vogliamo calcolare il massimo comune divisore fra polinomi, o per meglio dire il divisore comune fra polinomi, o il minimo comune multiplo, o per meglio dire il multiplo comune fra polinomi, ci dobbiamo ricordare che per quanto riguarda i segni meno, si considera il comune divisore e il comune multiplo dei valori assoluti di quei numeri, quindi li si mette in modulo e quindi i segni negativi non li si considera mai. Le frazioni non vanno messe nel calderone, cioè non vanno messe dentro, non vengono contate. Ricordatevelo bene. A tal proposito, comunque, andiamo a dare una definizione rigorosa, ve la faccio leggere, definizione simile a quella che trovate nei libri, no? E poi andiamo a fare degli esempi tratti in questo video dal testo degli autori, testo di Algebra Blu, uno degli autori, Bergamini, Trifone e Barozzi. Andiamo a fare questi esercizi e poi continueremo con altri esercizi nei video successivi. Allora diamo la definizione di comune divisore e multiplo comune fra polinomi. Un comune divisore di un gruppo di polinomi è dato dal prodotto di tutti e soli i fattori comuni ai polinomi assegnati e polinomi dati, preso ciascuno una sola volta e con il minore esponente con cui compare nei polinomi stessi. Un comune multiplo è dato invece dal prodotto di tutti i fattori comuni e non comuni ai polinomi dati, preso ciascuno, anche in questo caso una sola volta, attenzione però, con il maggiore esponente con cui figura nei polinomi dati. Facciamo notare che in tutti gli esempi che da qui in avanti andremo a fare, visto che
È possibile sempre determinare il massimo un divisore e il minimo un multiplo tra i polinomi che considereremo, è accettabile, come infatti i libri ci indicano, parlare di massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra polinomi. E pertanto iniziamo a vedere una bella carrellata di esempi tratti dal testo degli autori Bergamini, Trifone, Barozzi. Dunque, detto questo, quindi possiamo chiamare, infatti nei libri come si parla di massimo comune divisore MCD e MCM di polinomi. Tratto, primo esercizio tratto dal Bergamini, Trifone e Barozzi, vediamo questo. Ci chiedono di determinare il massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra i seguenti polinomi, gruppi di polinomi, che io ho messo in parentesi grafa per indicare che parliamo di gruppi. Cominciamo col massimo comune divisore. Allora, per spiegarlo in termini proprio facili facili, il massimo comune divisore significa in pratica effettuare, se è possibile, altrimenti il massimo comune divisore è 1, il raccoglimento a fattore comune che, se è possibile, fra i polinomi che ci danno. Quindi, per calcolare il massimo comune divisore, vediamo qui. Allora, qui abbiamo un 3a quadro b più 3ab quadro. Cosa bisogna fare quindi? L'operazione è questa: scomporre in fattori in maniera corretta i gruppi di polinomi che ci danno. Cominciamo da questo. Questo come lo scriviamo? Qui cosa possiamo raccogliere? Qui possiamo raccogliere a fattore comune un 3ab, lo sappiamo. Operiamo un raccoglimento e quindi ci rimane un a più b. Ecco la nostra scomposizione del primo gruppo. Secondo gruppo, possiamo raccogliere un 6a al quadrato qui a fattore comune nel secondo gruppo, in modo tale da avere in questo caso un a più b anche qui, guarda caso. Nel terzo gruppo, quindi la scomposizione corretta del secondo polinomio è 6a quadro che moltiplica a più b. Nel secondo possiamo raccogliere da fattore comune un 2 sicuramente di costante tra a quadro e a il massimo comune divisore ed a e tra b quadro e b cubo il massimo comune divisore e b quadro. Quindi raccogliamo a fattore comune un 2ab quadro e avremo un a più b di rimanenza e quindi la scomposizione corretta del terzo polinomio è 2ab quadro che moltiplica a più b. Fatto questo, vediamo se è possibile calcolare il massimo comune divisore fra questi gruppi, cioè è possibile effettuare un raccoglimento a fattore comune di questi qui. Allora abbiamo le costanti, sono tutti interi, quindi sono in numero positivo, quindi potremmo calcolare tra 3 e 3, 6 è 2 per 3, ma 2 è 2, quindi tra 3, 6 e 2 il massimo comune divisore è 1, quindi niente. A quadro. A, massimo comune divisore fra a quadro e a chi è? A. Quindi già scriviamo questo. Guarda, sicuramente mettiamo a. B, qua non c'è b, qua c'è b quadro, quindi niente. A più b, a più b, a più b. E allora abbiamo ottenuto che il massimo comune divisore di questi tre gruppi qui è a che moltiplica a più b. Vedete com'è facile. Minimo comune multiplo, invece, dobbiamo prenderli tutti. E quelli di grado massimo, dice la regola. Quindi, cosa facciamo? Ci riscriviamo la scomposizione che abbiamo già fatto, quindi 3ab che moltiplica a più b, qua abbiamo scritto, questa è la scomposizione del primo, qua abbiamo detto che la scomposizione è 6a che moltiplica a più b e qua abbiamo detto che la scomposizione chi è? 6a quadro che moltiplica a più b naturalmente e qua cosa abbiamo detto? Che la scomposizione corretta è 2ab quadro che moltiplica a più b. Benissimo. Fatto questo, calcoliamo il minimo comune multiplo. Cominciamo dalle costanti. Il minimo comune multiplo delle costanti è diverso, perché in questo caso li dobbiamo prendere tutti, è di grado massimo. 3, 6, 2. Beh, allora cosa facciamo? Sicuramente il minimo comune multiplo fra 3, 6 e 2 è sicuramente 3 per 2, quindi 6. Quindi MCM sarà sicuramente 6. Poi A quadro A, sicuramente c'è A, ma di grado massimo, quindi 2. B quadro, sicuramente c'è B, ma prendiamo di grado massimo, quindi B al quadrato e non solo, qua dobbiamo prendere tutti, di grado massimo e naturalmente A più B è l'unico, eccolo qua. E allora 6 a quadro B quadro per A più B è la nostra, è il nostro minimo comune multiplo. Vediamone un altro. Si fanno così, quindi è un'operazione facile, credo che non sia niente di difficile, non capisco perché non riescono a capirli. Ripeto, sarà perché qualcuno forse non li spiega per bene e con pazienza soprattutto, non per avere nel portafoglio lo stipendio mensile. Allora, abbiamo qui, questi sono ancora più facili.
Cosa facciamo? Abbiamo 2x meno 2, un x quadro meno 1 e un 3x più 3. Prima cosa, scomponiamo, se possibile, a fattore comune, ciascuno dei gruppi di polinomi. 2x meno 2 possiamo raccogliere un 2 e scrivere la rimanenza che è x meno 1. Qui cos'è? Questa è la differenza di quadrati. Possiamo scomporre questo in x meno 1 per x più 1. Questo qua cosa possiamo fare? Raccogliere un 3 e scrivere la rimanenza che è x più 1. Cominciamo col massimo comune divisore tra questi gruppi. I numeri possiamo mettere qualcosa? No, perché il massimo comune divisore fra 2, 1 e 3 evidentemente è 1. Dopodiché abbiamo sicuramente x meno 1, x meno 1, ma qua non abbiamo x meno 1, niente. X più 1 qui non c'è, c'è qui e qui c'è, quindi abbiamo ottenuto che il massimo comune divisore è 1, perché non è possibile raccogliere a fattore comune nulla fra questi gruppi. Minimo comune multiplo. Allora, 2, 1, 3, 2 per 3, 6. Poi, sicuramente, li prendiamo tutti, x meno 1 per x più 1. 6 che moltiplica x meno 1 per x più 1 è il nostro minimo di multiplo. Prendiamone ancora un altro. Vedete come sono veramente, io direi, facilissimi. Basta naturalmente conoscere bene le scomposizioni. Ma per conoscerle bene, cosa basta fare? Basta guardare i video precedenti. 2x quadro meno x. Qua abbiamo 4x quadro meno 4x più 1. Terzo gruppo, li metto io in graffa perché così li capite bene. 6x meno 3. Come al solito, prima cosa, scomponiamo i gruppi di polinomi. Raccogliamo una x lì e avremo un 2x meno 1. Raccogliamo qui, non raccogliamo niente. Ma quello che cos'è? Questo è lo sviluppo del quadrato di un binomio, cioè di 4x quadro al quadrato di 2x, 1 al quadrato di meno 1. Questo non è altro che un 2x meno 1 al quadrato. Qua cosa raccogliamo? Raccogliamo un 3 e guarda caso otteniamo un altro 2x meno 1. Massimo comune divisore. Ci sono costanti? No, quindi niente costanti. X c'è solamente qui, 3 c'è solamente qui. Cosa c'è di comune con esponente minimo? 2x meno 1, 2x meno 1 qua, 2x meno 1, quindi il massimo divisore è 2x meno 1 con esponente 1. Minimo comune multiplo. 3 sicuramente lo prendiamo, prendiamo x, quindi 3x, e prendiamo chi? 2x meno 1, ma questa volta con esponente massimo. Quindi 3x che moltiplica 2x meno 1 al quadrato è il minimo comune multiplo di questo gruppo di polinomi. Gruppi di polinomi di cui dobbiamo calcolare il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Primo, 6x cubo, 3x quarto meno 27x quadro, 2x cubo più 6x quadro. Prima cosa da fare, scomporre, se è possibile, i nostri gruppi di polinomi. Si può scomporre questo? No, lo lasciamo 6x cubo. Questo si può scomporre? Sì, possiamo raccogliere dal fattore comune un 3x al quadrato per ottenere un x quadro meno 9, ma x quadro meno 9 è una differenza di quadrati e la possiamo scrivere come x meno 3 per x più 3. Possiamo scomporre questo? Certamente, possiamo raccogliere un 2x al quadrato e scrivere la rimanenza che è x più 3. Occhio adesso, ci interessano questo, questo e questo. Cominciamo, massimo comune divisore. Allora, costanti, 6, 3, 2. Possiamo fare qualcosa? Tra 6, 3 e 2 il massimo comune divisore non si può calcolare perché vedete che non ci sono il 3 e il 2 in ognuno di questi, quindi niente, costanti, nulla. X cubo, x quadro, x quadro, x sicuramente con esponente più piccolo, 2. Poi però niente, perché abbiamo qui non manca, qui non ci sono né x meno 3 né x più 3 e quindi già possiamo chiudere tutto. Qua ci sono sia x meno 3 che x più 3, qua c'è solo x più 3. X quadro è il massimo comune divisore di questo gruppo. Minimo comune multiplo? Allora, li prendiamo tutti, 3 per 2 c'è 6, quindi 6. X lo prendiamo ma di grado massimo questa volta, x cubo, e poi sicuramente x meno 3 per x più 3. 6x cubo per x meno 3 per x più 3 è il minimo comune multiplo di questo gruppo. Facciamo un altro. Ma quanto sono facili questi? Da 1 a 10? 24 direi, no? Allora, cambiamo gruppo. Vediamo questo. X quadro meno xy, xy meno y quadro, x quadro meno y quadro. Noi che abbiamo fatto tante scomposizioni, questi esercizi sono banalissimi. Possiamo scomporre il primo? Sì, possiamo raccogliere un x e scrivere la rimanenza x meno y. Possiamo raccogliere qui, questa volta qua possiamo raccogliere un y per scrivere anche in questo caso di rimanenza x meno y. Qui cosa possiamo fare? Beh, qui possiamo sicuramente andare a scrivere quella differenza di quadrati come x meno y per x più y. Cominciamo col massimo comune divisore.
ho idea che qui massimo un divisore ce ne sia uno solo. Allora, x e y ci sono solo qui e non in tutte e due, e qui non ci sono. X non y, x non y, x non y. L'unico massimo un divisore è x non y, perché x e y ci sono solamente qui. Minimo comune multiplo. Li mettiamo tutti. X per y, per x meno y, per x più y. Ecco qui. Andiamo avanti. Ragazzi, meglio di così non posso fare. Poi, se volete che qualcuno venga a casa, dovete pagarmi. Questo ve lo garantisco io, insomma, no? Più di così non posso fare. 2x più 2y, x quadro meno y quadro, x quadro più y quadro più 2xy. Allora, si può scomporre quello? Sì, possiamo raccogliere un 2. 2 che moltiplica x su y. Si può scomporre questo? Sì, perché è una differenza di quadrati, scrivibile come x non y per x più y. Si può scomporre quello? Sì, perché quello è lo sviluppo del quadro di un binomio, ovvero di un x più y al quadrato. Allora, cominciamo. Ricordiamo il massimo comune divisore. Dobbiamo prendere quelli che ci sono ovunque e di grado minimo. 2 c'è solamente qui. X più y c'è in tutti, e di grado minimo, e basta, perché poi x non y c'è solamente qui. Quindi il massimo comune divisore tra questo gruppo è x più y. Minimo comune multiplo, li prendiamo tutti, il 2, prendiamo l'x meno y e l'x più y lo prendiamo di grado massimo al quadrato. Il minimo comune multiplo sarà 2 che moltiplica x meno y che moltiplica x più y al quadrato. Vediamone ancora un altro. Sono facili? Beh, direi proprio di sì, non me lo potete negare, insomma. Vediamo quest'altro, x quarto meno 2x quadro più 1. Poi abbiamo x cubo più x quadro meno x meno 1. E poi abbiamo nell'ultimo x quadro meno 1. Allora, scomponiamo come al solito i nostri polinomi. Molto facile, cominciamo da quello. Quello è lo sviluppo del quadrato di un binomio, di un x quadro meno 1 al quadrato. Attenzione che però x quadro meno 1 al quadrato lo possiamo scrivere come x, visto che x quadro meno 1 a sua volta è una differenza di quadrati, come x meno 1 al quadrato per x più 1 al quadrato. Eccolo qui. X cubo più x quadro meno x meno 1. Cosa facciamo? Allora, effettuiamo un raccoglimento di tipo parziale. Nei primi due dividiamo il polinomio nella somma di quei due che ho evidenziato, raccogliamo x quadro nei primi due, scriviamo x più 1, raccogliamo il meno nel terzo e nel quarto, scriviamo x più 1. Abbiamo che x più 1 che moltiplica x quadro meno 1 è la mia scomposizione, ma x quadro meno 1 a sua volta si può scrivere come x meno 1 per x più 1. X più 1 quindi al quadrato per x meno 1 è la mia scomposizione. Vado veloce perché ormai le scomposizioni le conosciamo per bene. X quadro meno 1 è di nuovo una differenza di quadrati, scrivibile come x meno 1 per x più 1. Cominciamo, massimo comune divisore. Allora, qua c'è sia x meno 1 che x più 1, qua c'è sia x meno 1 che x più 1, qua c'è x meno 1 per x più 1. Quindi sicuramente il massimo comune divisore chi sarà? Beh, sarà x meno 1 per x più 1, perché sono i due binomi che sono presenti, comuni, ma di grado minimo. Minimo comune multiplo questa volta. Beh, il minimo multiplo invece è il contrario. È x meno 1 al quadrato per x più 1 al quadrato, quindi sarà x meno 1 per x più 1 e massimo un divisore. X meno 1 al quadrato per x più 1 al quadrato, il minimo comune multiplo. Andiamo avanti. Proseguiamo con i gruppi di polinomi da scomporre per trovare il massimo comune divisore e poi il minimo comune multiplo di questi gruppi. 8 meno x cubo, 6x quadro meno x cubo meno 12x più 8, x quadro meno 4x più 4. Allora, come dobbiamo muoverci in questo caso? Dunque, dobbiamo scomporre. Allora, intanto scomponiamo intanto 8 meno x cubo, che è 8 il cubo di 3, 8 il cubo di 2, è x cubo il cubo di x. Quindi questa si può considerare è una differenza di cubi, scriverla come 2 meno x, che moltiplica il falso quadrato, quindi 4 più 2x più x quadro. Questa è la scomposizione in fattori di questo 8 meno x cubo. Per quanto riguarda 6x quadro meno x cubo, 6x quadro meno x cubo meno 12x più 8, vi do una dritta in questi casi. Vedete che abbiamo un 2 meno x o un meno aperta tonda x meno 2, quindi vuol dire che, visto che x quadro meno 4x più 4 è lo sviluppo di un x meno 2 al quadrato, è evidente che probabilmente il primo divisore, un possibile divisore di questo polinomio, quadrinomio di terzo grado,
che è meno x cubo più 6x quadro meno 12x più 8, può essere il 2. In effetti, se io metto 2 qua, applico, cioè sto applicando la scomposizione, la regola di Ruffini, se io metto 2 ottengo che nell'ordine meno x cubo, quindi meno 1 evidentemente è anche il coefficiente del quoziente di secondo grado che andrò a fattorizzare con x meno 2. Se io metto qui il meno 1, poi metto il 6 e poi metto il meno 12, l'8 è il termine noto, meno 1 per 2 è meno 2, 6 meno 2 è un 4, per 2 è 8, 8 meno 12 è meno 4, in effetti meno 4 per 2 è meno 8, che sommato algebricamente a un 8 viene 0. Quindi questo si può scomporre in x meno 2 che moltiplica meno x al quadrato più 4x meno 4. Se adesso io raccolgo il fattore comune un meno, questo si può anche scrivere come meno, aperta tonda, x meno 2, questo naturalmente, questo trinomio di secondo grado, meno x quadro più 4x meno 4, lo cambio di segno, lo scriverò come un x quadro meno 4x più 4. E quindi in pratica, siccome x quadro meno 4x più 4 è un x meno 2 al quadrato, come quello, per x meno 2 che fa x meno 2 al cubo, la scomposizione di questo è un meno x meno 2 al cubo. Oppure, volendo, vi faccio notare, volendo potevamo anche scrivere un questo lo trasformavamo in 2 meno x, quindi si poteva scrivere come 2 meno x che moltiplica un x meno 2 al quadrato, quindi andava bene anche questo. Io ho preferito scomporlo così. Ora, attenzione adesso, una volta scomposti, calcoliamo il massimo comune divisore. Vi ricordo che i segni meno non vanno considerati perché si considera sia il massimo comune divisore che il minimo ributo dei valori assoluti delle costanti. Qui comunque di costanti non ce ne sono, quindi non ci poniamo questo problema. Chi è il massimo comune divisore? Allora, il massimo comune divisore. Ora, è evidente che conviene scrivere quello, visto che qua abbiamo un meno aperta tonda x meno 2 al cubo e un x meno 2 al quadrato. Questo si può anche scrivere come... notiamo come tra l'altro anche questo attenzione che 4 più 2x più x quadro non è lo sviluppo di niente, possiamo scrivere questo anziché come 2 meno x per 4 più 2x più x quadro come un meno aperta tonda x meno 2 raccogliendo un meno in 2 meno x che moltiplica appunto un abbiamo scritto prima un 4 più 2x più x quadro, il falso quadrato, no? Quindi a questo punto i meno non ci interessano, abbiamo che il massimo comune divisore evidentemente non potrà che essere, in questo caso vedete, x meno 2. X meno 2. Tenete conto che dire x meno 2 o dire 2 meno x non cambia niente, perché in questo caso io il meno non lo considero, quindi prendo x meno 2, non prendo il meno e quindi scrivo x meno 2. È uguale scrivere 2 meno x, non cambia assolutamente nulla. Quindi il risultato del libro è 2 meno x, io dico x meno 2, è la stessa cosa. Ripeto, il segno meno non si mette. Minimo comune multiplo, il discorso è ben diverso perché sarà, il minimo comune multiplo sarà in questo caso un x meno 2 al cubo, attenzione, o anche un 2 meno x al cubo volendo, ripeto, il segno meno non si considera, che moltiplica, però c'è anche il falso quadrato, ovvero x quadro più 2x più 4. E quindi si può scrivere massimo comune divisore 2 meno x, o anche x meno 2, minimo comune multiplo si può scrivere 2 meno x al cubo per x quadro più 2x più 4, o anche x meno 2 al cubo per x quadro più 2x più 4, è la stessa cosa. Andiamo a vederne subito un altro. Ripeto, il segno meno non va messo, e quindi va bene un caso, va bene nell'altro. Questi esercizi li stiamo facendo perché nel prossimo capitolo parleremo delle frazioni algebriche, quindi capite che non importa che segno prendo, importa poi come faccio poi i passaggi dopo. Qua abbiamo un a elevato al cubo per b meno, allora naturalmente qui allunghiamo un po' la parentesi, qui abbiamo il primo gruppo che è il primo polinomio che è a, vi ripeto, a cubo b meno 2 a al quadrato b al quadrato. Poi abbiamo il secondo, che invece è un a elevato al cubo, meno un 4a quadro b più 4ab quadro. E poi l'ultimo, mettiamo qui la graffa, mentre invece l'ultimo, lo leggiamo, è un a quadro b quadro meno 4b quarto. Anche in questo caso... meno 4b alla quarta.
Anche in questo caso scomponiamo, cominciamo dal primo. Allora, io lì raccoglierei certamente un A quadro B a fattore comune e otterrei, ottengo un A, un A meno 2 sicuramente, B, A meno 2B. Bene, questa è la scomposizione del primo polinomio. Cominciamo col secondo. Il secondo sicuramente raccolgo un fattore comune, lo facciamo qui. Qua raccolgo un A fattore comune e ottengo un A quadro meno 4AB più un 4 sicuramente b al quadrato. Che cos'è questo qui? Beh, direi che è lo sviluppo del quadrato di un binomio, perché a quadro è il quadrato di a, 4b quadro può essere considerato come il quadrato di meno 2b, meno 4ab è il doppio prodotto, quindi questo non è altro che un a che moltiplica un a meno 2b tutto elevato al quadrato. Ed eccola qua la composizione del secondo polinomio. Andiamo a fare la composizione dell'ultimo per poi calcolare il massimo un divisore e il minimo un multiplo. Qui direi di raccogliere il fattore comune un b al quadrato e ottengo un a quadro meno b al quadrato, a quadro meno 4b al quadrato. Quindi se raccolgo un b al quadrato, ho dimenticato il 4, ottengo un b al quadrato che moltiplica un a quadro meno 4b al quadrato. Attenzione che a sua volta a 4 meno 4b al quadrato è una differenza tra quadrati scrivibile come a meno 2b per a più 2b. E quindi col b quadro davanti ottengo che b quadro che moltiplica a meno 2b per a più 2b è la nostra scomposizione di questo terzo polinomio. Massimo comune divisore. Allora, qua c'è a quadro b, qua c'è solo a, qua c'è b quadro. Sicuramente di lettere ab non dobbiamo mettere niente. Dobbiamo mettere sicuramente un a meno 2b. A meno 2b elevato all'esponente minimo, quindi a meno 2b alla 1, quindi a meno 2b è sicuramente il massimo comune divisore di questi gruppi. Chi è il minimo comune multiplo? Beh, il minimo comune multiplo lo scrivo qua. Il minimo comune multiplo in questo caso è, devo metterci di tutti, è di grado maggiore possibile. Abbiamo a quadro, b quadro certamente, che moltiplica sicuramente a meno 2b elevato al grado massimo al quadrato, ma c'è anche un a più 2b. E quindi eccolo qui il minimo di multiplo, che è a quadro b quadro per a meno 2b al quadrato per a più 2b. Dunque proseguiamo con un esercizio che è tra l'altro senza soluzione, perché è intitolato Bravi si diventa. Sono d'accordissimo, bravi in effetti si diventa, no, non è detto che si debba nascere bravi. Calcolare come al solito il massimo comune divisore fra questi gruppi di polinomi: 3x quadro meno 3x meno 18, 4x quinto meno 16x cubo, questo è un 3, x quadro più 4x più a per x più 2a più 4. Cominciamo. Lì, naturalmente, nel primo polinomio raccogliere a fattore comune un 3 per ottenere x quadro meno x meno 6, che è un trinomio di secondo grado notevole, di tipo particolare per intenderci, scomponibile in x col 3 davanti meno 3 per x più 2. Perché? Perché meno 3 moltiplicato per 2 fa meno 6, meno 3 più 2 fa meno 1. Scomponiamo invece 4x quinto meno 16x cubo, raccogliamo fattore comune 1 qua, quindi questa è la scomposizione del primo polinomio. Qui raccogliamo fattore comune un 4x cubo e otteniamo un x quadro meno 4. Quindi, visto che x quadro meno 4 è una differenza di quadrati, avremo che la scomposizione di quel 4x quinto meno 16x cubo è 4x cubo che moltiplica x meno 2 per un x più 2. Attenzione adesso all'ultima scomposizione, che uno dice ma non mi viene in mente niente. Allora va semplicemente scritta in questa maniera, cioè vanno scambiati gli addendi, quindi bisogna scrivere x quadro più 4x, che è un inizio di sviluppo di quadrato di binomio, abbiamo un più 4, eccolo, e poi scriviamo di seguito ax più a per x più 2a. A questo punto operiamo qui un raccoglimento parziale, visto che x quadro più 4x più 4, 4x è il doppio prodotto dei due termini x e 2. Questo non è altro che lo sviluppo di un x più 2 elevato al quadrato. Qui se raccolgo un a fattore comune, ottengo un altro x più 2 e allora raccolgo a fattore comune un x più 2 e avrò che la scomposizione è x più 2 per la rimanenza, che naturalmente lo scrivo qua prima, x più 2 che moltiplica evidentemente rimane un x più 2 al quadrato fratto x più 2 che è un x più 2 più a. Eccoli qua i due, il binomio e il trinomio di primo grado che moltiplica e si moltiplicano. Allora, a questo punto sarà facile calcolare sia il massimo comune divisore che il minimo comune multiplo. Cominciamo col massimo comune divisore.
Allora, 3, 4, non c'è niente, quindi coefficienti non ce ne mettiamo. Allora, attenzione. Notiamo che l'unico termine comune, l'unico termine che si può, che si potrebbe raccogliere da fattore comune è un x più 2. Naturalmente, x più 2 è quindi il massimo comune divisore di questo, di questi gruppi. Beh, mentre invece per il minimo comune multiplo il discorso è ben diverso. 3 per 4, quindi abbiamo un 12 sicuramente. Poi abbiamo sicuramente un x cubo, eccolo qui pure. Abbiamo certamente un x meno 3. Abbiamo certamente un x meno 2. Abbiamo certamente un x più 2. E abbiamo certamente un x più 2 più a. Quindi 12x cubo per x meno 3, per x meno 2, per x più 2, per x più 2 più a è il minimo comune multiplo per questo gruppo. Siamo diventati bravi, risponderei, no? Potete rispondere voi a questo. Dunque, andiamo a vedere un altro esercizio ancora, che invece è questo. Cancello quello vecchio. Dunque, qui abbiamo un 3a elevato al cubo meno 18a al quadrato b. Poi abbiamo un 27 di ab quadro. Li metto fra parentesi perché voglio distinguere i gruppi. Poi abbiamo un altro polinomio, questo è un binomio di terzo grado del tipo 9a elevato al cubo meno 81ab elevato al cubo. 9a cubo meno 81ab cubo. Meno 81ab quadro, chiedo scusa. 9a cubo meno 81ab quadro. E poi abbiamo un 18a al quadrato b meno 6a al cubo. Notiamo che sono tutti quanti dei polinomi omogenei. Uno è un trinomio di terzo grado, quello è un binomio di terzo, quello è un altro binomio di terzo. Allora cominciamo a scomporre quello. Naturalmente raccolgo fattore comune un 3a e basta, perché lì manca b. Raccolgo un 3a e ottengo a fattore comune, ottengo un rimanenza di un a quadro meno 6ab più un 9b al quadrato. A quadro meno 6ab più 9b quadro si può scomporre? Direi proprio di sì, perché rappresenta lo sviluppo del quadrato di un binomio, in particolare di un, visto che c'è il meno, di un a meno 3b tutto quanto al quadrato. Chiedo scusa, sì, un a meno 3b, giusto. Infatti notiamo che meno 6ab è proprio il doppio prodotto, quindi 3a che moltiplica a meno 3b al quadrato è proprio il nostro, la nostra scomposizione. Per quanto riguarda invece 9a cubo meno 81ab quadro, anche in questo caso basterà raccogliere a fattore comune un 9a e avrò un a quadro meno 9 a quadro meno 9b al quadrato, con a quadro meno 9b al quadrato, che è una differenza di quadrati scrivibile come a meno 3b per a più 3b. Quindi questo sarà 9a che moltiplica a meno 3b per a più 3b, e anche questa scomposizione l'abbiamo fatta. Rimane da fare l'ultima, 18 a quadro b meno 6 a cubo. Anche qui posso raccogliere a fattore comune un meno 6 o un 6, ad esempio raccolgo a fattore comune un meno 6a elevato al quadrato, per ottenere che cosa? Per ottenere, vedete, un a meno 3b, e quindi meno 6a al quadrato che moltiplica a meno 3b è la mia scomposizione. Non mi devo preoccupare del segno meno, che non va mai riportato né nel massimo comune divisore né nel minimo comune multiplo. Cominciamo, abbiamo che 3, questo è un 3 al quadrato, questo è un 3 per 2, abbiamo sicuramente il meno non conta perché bisogna fare il massimo comune divisore dei valori assoluti eventuali delle costanti comuni, e in questo caso ci mettiamo 3. Poi abbiamo un a meno 3b, perché a più 3b c'è solamente in mezzo, quindi 3 che moltiplica a meno 3b, naturalmente di esponente 1, perché deve essere l'esponente più basso possibile, 3 che moltiplica a meno 3b è il nostro massimo comune divisore. Invece il minimo comune multiplo, vediamo quanto vale. Allora, 3, 9, 6, abbiamo un 9 per 2, quindi è un 18 in questo caso, il meno, ripeto, non va messo mai come risultato, 18, sicuramente di a elevato al quadrato, perché abbiamo un a e un a quadrato, bisogna prendere a col termine massimo, poi che moltiplica sicuramente un a più 3, un a direi meno 3b al quadrato, che moltiplica a sua volta un a più 3b. Li mettiamo tutti, e quelli che ci sono di grado massimo, che se eventuali ci sono. Quindi 18 a quadro che moltiplica a meno 3b al quadrato per a più 3b è il minimo e il multiplo di questo gruppo di polinomi. Proseguiamo. Primo polinomio, 8x cubo meno 2x più 1 meno 4x quadro.
secondo polinomio, 4x quadro meno 4x più 1, 1 meno 4x quadro del secondo. Allora anche qui non fa niente, possiamo attuare due strade. Cominciamo a scomporre questo dividendo il polinomio nella somma di 2. Se, no, se io raccolgo fattore comune un 2x nel primo, ottengo un 4x quadro meno 1. Se raccolgo un meno negli altri due, ottengo un altro 4x quadro meno 1. Che vedete, posso a questo punto raccogliere fattore comune, 4x quadro meno 1, e scrivere un 2x meno 1 di rimanenza. No? Attenzione che 4x quadro meno 1 a sua volta è una differenza di quadrati, visto che 4x quadro è il quadrato di 2x e 1 è il quadrato di 1, quindi questo si può scrivere come 2x meno 1 per 2x più 1 ancora, che moltiplica quello che c'è già, ovvero quel 2x meno 1. E quindi in pratica la scomposizione sarà un 2x meno 1 al quadrato per 2x più 1. 2x meno 1 al quadrato per 2x più 1. Molto bene, anche 4x quadro meno 4x più 1 può essere considerata una può essere considerato uno sviluppo del quadrato di un binomio. È lo sviluppo del quadrato di un binomio, in particolare di un 2x meno 1 al quadrato, e anche qui compare. E a questo punto 1 meno 4x quadro posso scriverlo come differenza dei quadrati come 1 meno 2x per 1 più 2x. A questo punto cosa posso fare? Visto che abbiamo qui un 2x meno 1 quadro, un 2x meno 1 quadro, qua abbiamo anche un 2x più 1, qua abbiamo un 2x più 1, anziché scrivere 1 meno 2x, qui cosa posso fare? Metto il meno e scrivo meno, apro la tonda 2x meno 1 per un 2x più 1, in modo tale che ho uniformato tutto quanto a 2x meno 1. Ma potevo anche tranquillamente mettere, raccogliere lì e scrivere questo come un... tenete conto che 2x meno 1 al quadrato, sia in un caso o nell'altro, si può anche scrivere come 1 meno 2x al quadrato, è la stessa cosa. Quindi volendo si può anche tranquillamente lasciare questo così e scrivere questi due. Perché si può scrivere così? Perché se io raccolgo, se io dentro la parentesi al quadrato raccolgo un meno e scrivo meno 1 meno 2x, visto che tutto questo è al quadrato, vedete che il quadrato, il meno al quadrato se ne va e rimane 1 meno 2x al quadrato. Quindi a questo punto posso dire che, visto che entrambi sono al quadrato, qua i 2x meno 1, posso scrivere questo come 1 meno 2x al quadrato, che è come dire 2x meno al quadrato, che moltiplica un 2x più 1. Così come stessa cosa, questo è un 1, posso scriverlo ugualmente come 1 meno 2x al quadrato, in modo tale da uniformare tutto anche al terzo. Ma potevo anche tranquillamente lasciare 2x meno 1, cambiava niente. Bene, massimo comune divisore, beh, direi, non ci sono dubbi, è un 1 meno 2x, ma può anche essere, va benissimo, un 2x meno 1, perché il meno, visto che è in modulo, se ne va. Quindi dire 1 meno 2x o dire 2x meno 1 è la stessa cosa. Quindi il libro mette come risultato 1 meno 2x, io posso mettere anche 2x meno 1, è uguale, è giusto, corretto lo stesso. Chi vi dice che non è giusto sta dicendo una cacchiata, per non dire un'altra parola, eh? Quindi fatevi vedere il mio video e a quel punto rimarrà a bocca aperta. Bene, minimo di multiplo è diverso, abbiamo sicuramente 1 meno 2x di grado massimo, stavolta al quadrato, per un 1 più 2x, che quindi è il mio naturalmente minimo comune multiplo. Andiamo avanti con un altro, siamo ormai agli sgoccioli. Dunque, poi abbiamo quest'altro, a quadro meno ab meno 2a più 2b, ed è il primo polinomio a quadro, ripeto, meno b meno 2 più 2b, lo sto ricontrollando. Poi abbiamo un secondo che invece è un b elevato al quadrato meno 2b, abbiamo un meno ab più 2a, e poi infine abbiamo un ultimo gruppo che è questo 4 meno 2a più ab meno 2b. Bene, avete notato che qua abbiamo tutti i gruppi di 4 termini, polinomi a 4, dove sicuramente, dove ogni volta è chiaro che la scomposizione da fare è un raccoglimento parziale. Dividiamo il polinomio nella somma di questi due, abbiamo che se raccogliamo a nei primi due otteniamo un a meno b di rimanenza, qui se raccogliamo un meno 2 a fattor comune otteniamo anche in questo caso un a meno b di rimanenza, e quindi la scomposizione raccogliendo a fattor comune un a meno b sarà a meno b che moltiplica un a meno 2, e questa è fatta. Andiamo con questo, anche qui vedete che se io raccolgo evidentemente un b, cioè divido il polinomio nella somma di due, quindi opero un raccoglimento parziale, scrivo che qui raccolgo un b a fattor comune per ottenere un b meno 2, raccolgo un meno a a fattor comune e ottengo un altro b meno 2, raccolgo a fattor comune un b meno 2 e scrivo quello che rimane, che è un b meno a. Eccola,
dove qui posso raccogliere un meno e scrivere meno, aperta la tonda, B-2 per A-B. Vediamo cosa succede qui, qui evidentemente posso raccogliere il fattore comune, posso dividere anche qui il mio polinomio in due, operare un raccoglimento parziale, raccogliere un, volendo posso raccogliere un, possiamo raccogliere un meno 2 a fattore comune, qua, per avere un A-2, lo scrivo qua, meno 2 che moltiplica A-2, ora qui raccolgo semplicemente un B, e avrò un altro A-2, quindi raccogliendo il fattore comune un A-2, ottengo che A-2 che moltiplica un B-2 è la mia scomposizione. Queste che ho segnato, queste tre, sono le scomposizioni dei miei tre gruppi di polinomi. A questo punto vado a calcolare il massimo condivisore e il minimo multiplo. MCD, occhio ai segni, allora un A-B, qua un B-A, ma qui non ho niente, quindi non mi si pone il problema perché non c'è problema. A-2, qui non ho A-2 ma qua ce l'ho, ottengo che qua il massimo condivisore è 1. Vedete che non c'è niente che si ripete in tutte e tre, diverso dal discorso del minimo comune multiplo. Ora, cosa posso fare? Visto che qui ho un A-B, qui ho un B-A, posso mettere, ripeto qui, un meno e scrivere qui un A-B, ma potrei anche lasciare così, eh? E allora, ok, sicuramente, togliendo il meno, che il valore assoluto di meno 1 è più, ho sicuramente un A-B, poi avrete un A-2 sicuramente da mettere, e poi sicuramente ho un B-2, e allora ho che il minimo di multiplo sarà A-B per A-2 per B-2. Calcoliamo il massimo comune divisore, il minimo di multiplo di questo gruppo, x quadro meno 4 che moltiplica x quadro più 9, x cubo più 9x che moltiplica x quadro più 4x più 4, x cubo meno 4x. Allora, scomponiamo quello semplicemente in x quadro meno 4, è una differenza di quadrati, quindi x meno 2 per x più 2 per, attenzione, x quadro più 9 non si può scomporre, qui naturalmente vogliono indurre in errore qualcuno che non è espertissimo nelle scomposizioni. Chi ha seguito il canale è impossibile che non sia esperto nelle scomposizioni. Poi andiamo a scrivere la seconda, raccogliamo un x, otteniamo x che moltiplica x quadro più 9, attenzione che x quadro più 4x più 4 è lo sviluppo di un x più 2 al quadrato, benissimo. Infine, in x cubo meno 4x raccogliamo un x, otteniamo un x quadro meno 4 che si può scrivere, può essere scomposto un x meno 2 per x più 2. Ripeto che x quadro meno 4 è una differenza di quadrati. A questo punto abbiamo che, per quanto riguarda l'MCD, massimo comune divisore, vediamo un po'. Allora abbiamo x, c'è solamente in questi due, quindi niente. Notiamo come x quadro più 9 c'è solamente in questi due. Notiamo che qui abbiamo un x più 2, un x più 2 al quadrato, un x più 2, quindi il massimo comune divisore non può che essere x più 2 elevato all'esponente minimo, quindi x più 2. Il minimo comune multiplo è ben diverso perché dobbiamo metterceli tutti, quindi a cominciare da x, poi abbiamo sicuramente un x meno 2, poi attenzione un x più 2 al quadrato però, e poi sicuramente un x al quadrato più 9, pertanto x per x meno 2 per x più 2 quadro per x quadro più 9 è quello che volevamo ottenere. Andiamo a vederne subito un altro. Quindi vedete che l'esercizio è molto molto ripetitivo, perché dobbiamo sempre effettuare la scomposizione in fattori del nostro polinomio, dopodiché seguire le regole per il calcolo del massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Allora cominciamo andiamo a fare questo qua. Abbiamo un 6 meno x meno x quadro. Poi abbiamo un secondo gruppo invece composto da un altro polinomio che è un x cubo meno 7x più 6, attenzione a questo, che tra l'altro abbiamo già scomposto in altre occasioni, e poi abbiamo un x quadro, terzo gruppo, meno 3x più 2, benissimo. Allora, andiamo a raccogliere, direi, nel primo per scomporlo, possiamo raccogliere un meno, noi direi di raccogliere un meno e scrivere quindi un x quadro più x meno 6, che è un trinomio di secondo grado notevole, scomponibile col meno davanti, in x più 3 per x meno 2, in quanto 3 per meno 2 è meno 6, 3 meno 2 è 1, coefficiente davanti all'x positivo. X cubo meno 7x più 6 si può scomporre con la regola di Ruffini, visto che notiamo subito che 1 meno 7 fa meno 6, più 6 è 0,
quindi 1 è sicuramente una radice di quel polinomio lì, uno 0 per meglio dire, quindi abbiamo 1 che è il coefficiente di x cubo e anche del trinomio di secondo grado quoziente, 0 quello di x quadro, meno 7 è quello di x, 6, 1 per 1 1, 1 più 0 1, 1 per 1 1, 1 meno 7 è meno 6, per 1 meno 6, 6 meno 6 è 0. Quindi in pratica otteniamo che quello lì si può scomporre in x meno 1, eccolo qui, per, eccoli qua i coefficienti del trinomio di secondo grado di x quadro più x meno 6, che tra l'altro abbiamo già scomposto ed è scomponibile in x più 3 per x meno 2. Quindi qua scriveremo x meno 1 per x più 3 per x meno 2, eccolo qui. Noi andiamo a togliamo la griglia barbecue di Ruffini, eccola qui. Quindi x meno 1 per x più 3 per x meno 2 è la scomposizione di quel trinomio di terzo grado. Questo trinomio di secondo grado è anch'esso un trinomio di secondo grado notevole che va scomposto tenendo conto che meno 2 per meno 1 fa più 2, meno 2 meno 1 è meno 3, quindi in x meno 2 per x meno 1. Non concordo, cioè non concordo, è corretto anche quello che mette il testo, ma io cambio i segni. Io direi che togliendo quel meno che non devo mai mettere, il massimo comune divisore noto chiaramente che non può che essere solamente un x meno 2. Poteva anche essere però tranquillamente un 2 meno x per via di quel meno lì. Il minimo comune multiplo invece sarà, allora sicuramente x meno 2 va bene, poi ci abbiamo anche un x più 3 e poi ci abbiamo un x meno 1 e pertanto abbiamo che in questo caso x meno 2 per x più 3 per x meno 1 è il minimo comune multiplo, x meno 2 è il massimo divisore. Ritengo che è uguale dire 2 meno x come massimo comune divisore o 2 meno x per x più 3 per x meno 1 come un minimo multiplo, non cambia assolutamente niente, lo ripeto, è uguale, uno, va bene l'altro. Andiamo a questo punto a farne ancora un altro, se il caldo me lo permette, evidentemente. Allora, andiamo a farne un altro che è questo. Primo gruppo, abbiamo aperta tonda, x meno y, chiusa la tonda, che moltiplica un x al quadrato meno 4y al quadrato. Questo è il primo gruppo. Secondo gruppo abbiamo invece un x quadro meno 3xy più 2y quadro, interessante anche questo. Terzo gruppo abbiamo un x quadro più xy meno 2y quadro. Allora, cominciamo. Quello abbiamo sicuramente x meno y è già un fattore riducibile, x quadro meno 4y quadro, una differenza di quadrati, scrivibile come x meno 2y per x più 2y. Cosa vi ho detto già? Aiutiamoci con quello che abbiamo qui, perché magari, no? Qualcosa di simile ci sarà anche negli altri. Questi due sono due trinomi di secondo grado notevoli, ma attenzione a coefficienti letterali, perché la variabile è la x, il coefficiente letterale è la y. Quindi troviamo due numeri che moltiplicati danno 2y quadro, sono meno 2y per meno y. Infatti meno 2y per meno y è meno 3y. Quindi questo è un x meno 2y per x meno y. Trinomio di secondo grado. Questa attenzione dobbiamo trovare due numeri che sommati ci diano y, moltiplicati ci diano meno 2y quadro. Beh, direi sicuramente un 2y meno y, perché 2y per meno y è proprio, fa meno 2y quadro. X più 2y per x meno y. Ed eccole qui le nostre scomposizioni. Andiamo a calcolare pertanto il massimo comune divisore, se c'è, evidentemente non è detto, x meno y, x meno y, x meno y, perfetto. Direi che poi però abbiamo un x meno 2y, abbiamo un x più 2y, qui vedete che mancano gli altri, quindi sicuramente il massimo comune divisore è x meno y, diversamente il minimo comune multiplo invece sarà sicuramente un x meno y, poi c'è pure un x meno 2y e poi c'è pure un x più 2y, e quindi x meno y per x meno 2y per x più 2y è il nostro risultato finale. Allora, l'ultimo esercizio è questo: trovare il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra questo trio, questa terna di polinomi, 2x cubo meno 50x, x quarto meno 125x, x quarto meno 2x cubo meno 15x al quadrato. Andiamo a raccogliere qui sicuramente un 2x al fattore comune, otteniamo un x quadro meno 25, ma x quadro meno 25 a sua volta è una differenza di quadrati, scrivibile come un x meno 5 per un x più 5. Eccola qui la prima scomposizione che ci serve per calcolare, come le altre, il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo di questi polinomi. Raccogliamo un x al fattore comune qui, otteniamo un x cubo meno 125. Ricordiamo che 5 per 5 per 5 è 125, x cubo è il cubo di x. Quindi questa è una differenza di cubi, scrivibile come x
che moltiplica x meno 5, attenzione per il falso quadrato, che è x quadro più 5x più 25, ed eccolo la seconda scomposizione. Andiamo a scomporre l'ultimo, nel quale raccogliamo sicuramente a fattore comune un x elevato al quadrato, e avremo un x quadro meno 2x meno 15. Anche qui meno 5 più 3 è meno 2, meno 5 per più 3 è meno 15, trinomio di secondo grado notevole, scomponibile in x quadro, che moltiplica x meno 5 per x più 3. Eccola qui. Segnate le scomposizioni, a questo punto è facilissimo calcolare il massimo con un divisore. Prendiamo i fattori che sono comuni a tutti i tre. Allora, 2 c'è solamente qui, x, x, x quadro, quindi sicuramente x c'è. Poi abbiamo x meno 5, x meno 5, x meno 5, c'è pure x meno 5. Attenzione che x più 5 c'è solo qua, e il falso quadrato x quadro più 5x più 25 c'è solamente qui. Quindi x per x meno 5 è certamente il massimo comune divisore di questi gruppi. Oh, diverso è il discorso sicuramente del massimo, del minimo comune multiplo. Abbiamo 2, lo mettiamo, poi x, x quadro, mettiamo quello più alto, x quadro. Poi mettiamo sicuramente un x meno 5 e siamo d'accordo. Poi mettiamo anche chiaramente un x più 5. Poi mettiamo pure un x più 3. E poi mettiamo, attenzione, anche il falso quadrato, x quadro più 5x più 25. E pertanto, eccolo qua il nostro minimo comune multiplo, molto lungo: 2x quadro per x meno 5 per x più 5 per x più 3 per x quadro più 5x più 25. Abbiamo finito. Prossimo video calcoleremo ancora massimi comuni divisori, minimi multipli di esercizi tratti questa volta dal libro, il cosiddetto, il libro degli autori Dodero, Baroncini, Manfredi, Franni, Lineamenti Matte Blu. Al prossimo video su questi esercizi qua. Ciao a tutti.